Vi leggerò una relazione, un excursus molto sintetico prodotto dal direttore dell'Osservatorio Antimafie di Monza e Brianza, Marco Fraceti, nel tentativo di riassumere gli ultimi 20 anni, le infiltrazioni criminali in Brianza negli ultimi 20 anni. L'inizio dell'infiltrazione della 'ndrangheta in Brianza si può collocare tra l'inizio e la metà degli anni 90. Sono i tempi in cui Natale Moscato, assessore all'urbanistica ad Esio, viene arrestato insieme ad altre persone, tra cui Brambilla, Teruzzi e Ironico, coinvolte nella tangentopoli brianzola. Nel 1994 l'imputato Antonino Brambilla, davanti al giudice Mapelli, ammise di aver preso una tangente di 200 milioni di lire per la campagna elettorale dell'allora astro uscente della DC Roberto Formigoni. Anche successivamente alcuni personaggi, tra cui Rosario Perri, continuarono a tessere rapporti con le organizzazioni criminali, tant'è che lo stesso nel 2010 fu intercettato nell'ambito dell'operazione Infinito. La presenza sul territorio della 'ndrangheta si consolida in due grandi operazioni urbanistiche: la prima, il cinema Montisala Magic Movie a Muggiò; la seconda, la torre incompiuta degli Adamiano, sempre ad Esio. Ma mentre l'allora dirigente all'urbanistica del comune di Desio, Rosario Perri, riuscì a nascondere le illegalità attorno all'ecomostro desiano, la giunta di centro-sinistra di Muggiò invece fece esplodere il caso Magic Movie, a seguito del quale fallì Tornado Gest, la società proprietaria della struttura. Siamo ormai nel 2007-2008. In quella società è presente tale Lomastro, che si scoprirà successivamente rappresenta gli interessi del Cristello, nota 'ndrina insediata a Giussano. Proprio nel 2008 vengono uccisi due personaggi di spicco della 'ndrangheta lombarda, Vincenzo Novella e Rocco Cristello. Indagando su questo fatto di sangue, la Procura di Milano si imbatte in una vera e propria organizzazione. Da qui prende le mosse l'operazione Infinito, che nel luglio del 2010 porta in carcere circa 180 affiliati alla 'ndrangheta. In particolare quello che interessa a noi è che una quarantina di essi sono in Brianza. Sempre nel 2008-2009, nell'ambito dell'operazione Star Wars, vengono scoperte alcune discariche abusive nel triangolo Lissone, Sereno ed Esio. Quest'ultima, in via Molinara, è sul terreno di proprietà di un personaggio legato alla 'ndrangheta, Fortunato Stellitano. Intercettato al telefono con un amico, lo Stellitano parla disinvoltamente dei suoi rapporti con l'allora assessore regionale all'ambiente, Massimo Pozzoni. Dal 2008 al 2013 sono state circa 63 le inchieste che hanno coinvolto a vario titolo circa 360 persone. Al netto delle inchieste che hanno visto coinvolti direttamente persone appartenenti a 'ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, i brianzoli DOC coinvolti sono più di 300. Per questo possiamo dire con tranquillità e senza tema di smentita che in Brianza il sistema politico ed economico è sicuramente condizionato dalle attività delle organizzazioni criminali. Lo stanno a dimostrare in particolare 4 inchieste. La prima, Karate Nostra, è un'inchiesta sulle tangenti per cambiare destinazioni d'uso e manipolare il PGT per costruire il centro Bricoman a Karate Brianza. In questa inchiesta sono coinvolti tra gli altri anche Antonino Brambilla, ex vicepresidente della provincia di Monza e Brianza, e Sandro Sisler, ex coordinatore provinciale del PDL di Milano ed ex presidente di Aller Lombardia. Briantenopea è un'inchiesta che vede coinvolti esponenti politici come l'ex assessore Antonicelli di Monza insieme ad esponenti della Camorra. Clean City è un'inchiesta che ha scoperchiato il sistema di tangenti per l'acquisizione di appalti pubblici da parte del gruppo Sangalli di Monza. L'autonomo, 17 persone, tutte brianzole DOC, che hanno utilizzato la struttura in termini personali e familistici, e ha aperto il filone delle tangenti su false fatturazioni e società riconducibili al re della Formula 1 Bernie Ecclestone. Attorno all'attività dell'autonomo hanno ruotato personaggi legati alla Camorra per quanto riguarda la vendita di capi contraffatti e il grande affare dei biglietti omaggio venduti ai bagarini. In tutte le vicende legate all'uso del territorio attraverso il PGT, da Karate ad Esio, da Monza a Serenio, si trovano personaggi della malavita che divenivano distributori di tangenti: Salvatore Izza Monza, Paolo Vivacqua ad Esio e Karate Brianza. Inoltre è stata rilevata la stretta connessione tra i proprietari della Cascinazza, Marconi 2000 S.p.A. e Salvatore Izzo, attraverso commercialisti prestanome compiacenti. Lo strumento principale per inserirsi nell'amministrazione sono la politica e gli appalti.
La struttura delle offerte al massimo ribasso produce un disastro sotto il profilo etico e morale della gestione successiva del cantiere e o del servizio fornito. Infatti spesso funzionari e dirigenti comunali vengono poi pizzicati per non aver fatto controlli o gare trasparenti. Ma ciò avviene ed è avvenuto perché erano stati corrotti dal sistema politico vigente nell'ente coinvolto. Cosa possiamo fare? Qualche spunto per l'attività dei nostri parlamentari? Sugli appalti si può modificare la normativa al massimo ribasso, consentendo solo quegli appalti con offerte economicamente più vantaggiose. Si possono introdurre negli obblighi delle imprese il raggruppamento, che le capocommesse rispondano per le altre imprese e che anche per quest'ultime vengano richiesti DURC e piani di sicurezza, che sono documenti basici proprio. Si può proporre l'abolizione del subappalto, una commissione antimafia, istruzione di un'inchiesta sul sistema bancario italiano e le operazioni di riciclaggio in esso fatte partendo dall'80 oggi. Si può introdurre nella legislazione nazionale l'obbligo per gli enti locali per la funzione pubblica di codici etici e di norme di autocontrollo, ovviamente verificando che vengano poi rispettati. Si può introdurre nella legislazione che tutte le commissioni di controllo siano terze rispetto agli enti o alle imprese che vengono sottoposte a controllo e verifica della propria autocertificazione. Insomma, che controllato e controllore non siano gli stessi, come succede ormai troppo spesso. Modifica del sistema di relazioni fra centri periferiali dello Stato in materia di grandi opere. Andrebbe inserito l'obbligo, per esempio, del referendum che consulta le popolazioni. Nel codice penale italiano andrebbero inseriti i reati di traffico di influenze e di autoriciclaggio. Inoltre andrebbero ripenalizzati i reati recentemente depenalizzati, come il falso in bilancio e il falso ideologico nell'esercizio della professione, per esempio, di direttore di banca, di notaio, di commercialista, di avvocato. Via la prescrizione e due gradi di giudizio, un solo ricorso in appello, Cassazione inappellabile. Andrebbero dirottate le risorse delle grandi opere, F35 e altre spese inutili, anche per sostenere gli enti locali virtuosi, i fondi a chiusura e la destinazione rapida dei beni confiscati. Fare impresa antimafia deve convenire, altrimenti continuerà questo sistema verdoso basato sulla paura. Bisognerebbe investire in nuove strade di occupazione per andare a recuperare quei 60 miliardi della corruzione e quelli relativi all'evasione fiscale contributiva. Queste, molto sinteticamente, possono essere alcune delle proposte per cercare di contrastare e dilagare delle mafie, del malaffare e della mala politica. Non le uniche, vogliono essere solo uno spunto.